Una storia plurimillenaria fatta di biodiversità e di un rapporto esemplare tra la natura e l'uomo, come se fosse un libro da leggere e da scoprire. In questi termini si è parlato del Parco Nazionale della Maiella, che ha da poco ricevuto il prestigioso riconoscimento di Geoparco dall'UNESCO, oggetto anche della conferenza stampa che si è svolta questa mattina nella sede di Pescara, in Piazza Unione della Regione Abruzzo. La presenza, tra gli altri, del presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, e del presidente della Regione Abruzzo. L'occasione è stata utile anche per parlare di due nuovi progetti realizzati dal parco in collaborazione con la Regione Abruzzo e che riguardano l'inaugurazione di due nuovi sentieri di visita della montagna. Il sentiero delle miniere e dei minatori sul versante nord-ovest della Maiella e il sentiero della linea Gustav sul versante orientale della montagna madre. Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella, cosa cambia dopo questo importante riconoscimento geoparco dell'UNESCO? Per noi cambia molto, perché da un punto di vista, diciamo, della domanda di accesso dall'esterno avremo un incremento sicuramente, però sarà di tipo anche più raffinato, più sofisticato, perché è un incremento legato alle caratteristiche di un territorio molto speciale in cui è interessante scoprire il rapporto tra natura geologica, biodiversità e presenza umana molto qualificata nella storia, che ha prodotto tanti monumenti, tanta cultura. Naturalmente questo comporterà anche da parte del parco una migliore organizzazione e l'adeguamento delle nostre strutture per dare il miglior tipo di accoglienza a queste nuove tipologie di visitatori che sicuramente verranno. Il riconoscimento va confermato ogni 4 anni e noi ci stiamo già muovendo in questo senso e siamo sicuri di riuscire a mantenere questa certificazione anche per il futuro. Naturalmente questa cosa va capito che dipende molto non solo dal patrimonio, dalle caratteristiche intrinseche del patrimonio, ma anche dalla capacità di gestirlo. Noi ci stiamo impegnando. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, oggi parliamo del prestigioso riconoscimento del Parco Nazionale della Maiella, geoparco dell'UNESCO, però si è parlato tanto anche della riperimetrazione del Parco del Sirente Velino. Non è una contraddizione? Assolutamente no, le polemiche nascono da tanta ignoranza e tanta disinformazione sulla vicenda del Velino Sirente, un parco costituito 30 anni fa con una perimetrazione provvisoria che non aveva nulla di scientifico nella sua delimitazione. Comprendeva l'intero territorio comunale di tutti i comuni interessati, che da decenni chiedono di adottare la perimetrazione definitiva come prescriveva la legge. È troppo comodo dire che il parco è bello e se quello che sta fuori dal parco viene distrutto. Non è così e non si fanno parchi per valorizzare la montagna contro la volontà di quelle poche centinaia, poche migliaia di persone che ancora continuano a vivere in quei posti e non si sono ancora andati a rifugiare nelle grandi città. E noi non solo abbiamo cambiato il perimetro, abbiamo modificato anche la governance. Il nuovo presidente del parco sarà indicato alla regione dalla comunità del parco. Io sono sicuro che con la nuova gestione, con questo nuovo modello di collaborazione tra la regione, il parco e le sue comunità, il parco crescerà tanto e magari un giorno altri comuni o altri pezzi di territorio vorranno entrarne a far parte.